Il 1° maggio si avvicina, avete qualche programma in particolare? Sì, pensavamo di organizzare una scampagnata tutti insieme, noi e alcuni altri nostri amici. Chivasso, provincia di Torino. Ah, siete venuti a Fano a passare il 1° maggio, a trascorrere qualche giorno? Sì, siamo venuti a fare il weekend qua, abbiamo degli amici, siamo venuti a trovarli. Stiamo vedendo un po' il centro, abbiamo girato, siamo andati al mare per cambiare un po' aria. È la prima volta che venite? Sì, è la prima volta, quindi vediamo un po', ci sembra una bella città. Le previsioni sono schifose, se si può dire, passatemi il termine, quindi sicuramente starò a casa. Con amici, in famiglia? In famiglia. Sì, forse andrò da lui. Ecco, lei giustamente dice, allora verrà a Milano. Esatto, se non sa cosa fare, viene su da noi a Milano. Invece di scendere noi, vengono loro su a Milano. Ma lei è la prima volta che viene a Fano? Dal 1981. Quindi da tanti anni. Bene, esatto, ci troviamo bene, quindi veniamo sempre qua a fare i ponti, le vacanze, il Natale. Quando capita siamo qua. Io vado al concerto del 1° maggio a Roma. Tu invece? No, non lo so ancora. Tutto all'ultimo. Tutto da decidere. Dipende anche dal tempo, forse dalle condizioni meteo. Sì, assolutamente. Penso che faremo una grigliata o qualcosa tra amici. Sì, oppure volevamo fare una scampagnata qui nelle campagne oppure nelle montagne. Dobbiamo ancora decidere in realtà, però comunque rimaniamo vicino a Fano. Io sono della provincia di Piacenza. E qua quindi trascorrerà qualche giorno a Fano, quindi. Sì, e devo dire che mi piace molto, è una bella cittadina. Sono appena arrivata da Pesaro, che mi dispiace, ma tanto di cappello a Fano. Da qualche parte in ristorante con la moto però. E dove pensa di andare? Ma penso in montagna, verso Cagli, verso il Furlo, da quelle parti lì. Cioè, io non mi muoverò, non farò particolari viaggi, resterò qui a Fano. Al ristorante, con amici? No, nel caso ci vado da sola, che mi piace andare molto, ci ho messo del tempo, però vado anche da sola al ristorante, che non c'è problema. Ma stavamo pensando di fare una grigliata tra amici, quindi casa di amici, così. Dopo la grigliata, una passeggiata al mare, se il tempo lo permette? Allora, noi siamo un pochino più da montagna a collina, quindi ci sposteremo verso le colline, quindi l'entroterra. Famiglia e amici, diciamo che ci spartiamo un po' così. Al giorno andrà al ristorante? No, sarò a casa. Poi pomeriggio? Penso una grigliata in campeggio. Andremo a fare una scampagnata così nella natura e dopo ci metteremo lì con le tende, faremo il bagno nel fiume, così, queste cose qui. Dove, quindi al Furlo? Penso da qualche parte, in un posto sperduto, così. Comunque fuori da Fano. Sì, sì. Sì, sicuramente andrò a mangiare fuori, però ancora non so dove, anche perché ha messo brutto tempo, quindi...